eccoci qua. Voilà. Salve, salve. Ciao ragazzi. Ben ritrovati. 4 minuti all'inizio dell'allenamento. Aspettiamo che tutti si colleghino. Spero che si veda tutto. Riuscite a vedere la mia mano sinistra appoggiata qui sullo sterzo? Non questa, l'altra. Fatemi sapere. Ciao Gabriele. Facciamo le prove tecniche di trasmissione. Io non si vede, eh? Vabbè, importante dai, perché vediate lo schermo e le gambe. Ciao Fabrizio, ciao Vincenzo. Va bene, grazie Gabriele. Dicevo, io considero questa parte, questi 5 minuti iniziali, come il trasferimento da casa al luogo di appuntamento con gli amici. Nel mio caso, noi ci vediamo sempre alla stazione, quindi certo ci metto un po' di più, però è il trasferimento da casa alla stazione per me. Ciao Luca, ciao Valerio, ciao ancora Luca, Stefano, siamo tanti, siamo tanti. Aspettiamo ancora perché abbiamo detto alle 6. Grande Maurizio. Allora vi ricordo, asciugamanino, ciao Andrea, l'allenamento dura 50 minuti, quindi non è una grandissima durata, però non si sa mai, posso averne bisogno, barretta. La cosa che però non devo scordare mai, ciao Mauro, acqua o sali. Grande, grazie Mauri. Allora abbiamo ancora meno di 50 secondi e partiamo. Partiamo con questo allenamento HIIT. Partiamo subito con il riscaldamento. 3 minuti, fondo lungo, 90 RPM. Al mio via. Iniziamo Simone, Antonello, Rocco, ciao ragazzi, tanti anche oggi. 15 secondi, iniziamo a ricordare quale rapporto usare. 90 RPM, fondo lungo 70-75% della frequenza cardiaca. 3, 2, 1, si parte ragazzi! Ci siamo! Ok! Siamo partiti, nuova avventura, ciao Lolli, Alfredo grande, Gianni, perfetto,
Allora, questa avventura, io vi dico la verità, sono un amante dei dolci, mio punto debole. Natale e Pasqua sono per me il tallone di Achille, come i capelli del Sansone. Non riesco a trattenermi e anche adesso, in questo periodo in cui non possiamo neppure dare libero sfogo alla nostra passione, rimanere in casa chiuso è ancora una tentazione più grande. E ho mangiato dolci, poi ieri anche altre cose, a Pasqua, e quindi un allenamento HIIT per cercare di perdere peso in maniera diversa ci vuole. Perché in maniera diversa? Perché questo allenamento che cosa fa? Questo allenamento va a consumare molti zuccheri, vista la sua alta intensità, durante la pedalata, ma poi nelle 24 ore successive il nostro corpo continua ad avere un consumo calorico, a bruciare calorie. Lo continua a fare per le 24 ore successive all'allenamento. Quindi direi idealissimo per noi. Ciao Antonio, è diciamo ottimo in questa situazione, ed è ottimo per chi vuole perdere peso. A breve infatti uscirà un nuovo programma di allenamento chiamato HIIT Challenge Workout, 10 settimane di allenamento HIIT. Ve lo vado a spiegare subito dopo il cambio. 2-1, stesso ritmo, fondo lento, quindi aumento il rapporto. Dicevo, HIIT Challenge Workout è un programma di allenamento HIIT, quindi ad alta intensità, con 10 allenamenti. Ogni allenamento andrà ripetuto 3 volte a settimana. Poi lo spiegherò meglio nel defaticamento. Ora pensiamo a questo allenamento. Che cosa vuol dire? Magari qualcuno di voi non l'ha mai fatto. Dicevo, allenamento ad alta intensità. Perché? Perché quando andremo a fare il lavoro specifico dopo il riscaldamento, andremo ad alternare lavori brevi ad alta intensità a un recupero. E che cosa può cambiare nell'allenamento HIIT? Può cambiare l'intensità, cioè io devo lavorare tra l'80 e il 90%, diciamo anche un po' in base al mio livello. Se sono un principiante alle prime armi, nel lavoro specifico lavorerò all'80% della frequenza massima. Se sono un intermedio, all'85%. Se sono un livello avanzato, un esperto, lavorerò al 90%. Intanto andiamo sui pedali. 1 minuto, fondo medio, 60 rpm. Quindi, in base al mio livello, sceglierò la mia zona di allenamento durante
l'alta intensità. Può variare di conseguenza la durata dell'esercizio e del recupero. Si può lavorare, per esempio, da un rapporto 1 a 5, cioè lavoro specifico ad alta intensità, 10 secondi, recupero 50 secondi. E qui parliamo livello principiante. Intanto andiamo giù, fondo medio, un minuto, oppure un rapporto come oggi, 1 a 1, cioè il lavoro dura quanto il recupero. Oggi faremo 30 secondi ad alta intensità, 30 secondi di recupero. Il recupero è uguale per tutti, fondo lungo o 90 o 80, ve lo spiego dopo, ma comunque fondo lungo. Poi può variare il numero delle ripetizioni. Perché? Allora, in questo metodo massimo si può lavorare, quando facciamo il lavoro specifico, 30 minuti. Andiamo su. Ok? Come prima, il massimo per gli avanzati è 30 minuti. Il massimo per i principianti sarà un 20 minuti. Il massimo per un intermedio sarà 25 minuti. E quindi cambieranno il numero delle ripetizioni. Oggi noi ne facciamo 30, quindi livello avanzato. Se tra voi c'è un principiante, un intermedio, tranquilli, quando arrivate alle 20, alle 25 ripetizioni, rallentate e continuate con noi defaticando. Giù. Poi, cosa cambia? Il modo di farlo. Allora, oggi noi facciamo, abbiamo detto, 30 ripetizioni. Le prime 15 saranno mantenendo la stessa cadenza, 90 RPM. Faremo 30 secondi massimo sforzo. Abbiamo spiegato prima, o a fondo medio, o a fondo veloce, o in soglia. E recupero, fondo lungo, sempre 90 RPM, sempre 30 secondi. E lo facciamo 15 volte. Intanto su. Poi, le altre 15 ripetizioni saranno sempre 30 secondi e 30 secondi, ma faremo un cambio di cadenza. Quindi lasceremo la resistenza invariata. Ciao Daniele, non ti preoccupare, poi trovi tutto sul mio canale YouTube. Dicevo, le 15 ripetizioni finali lasceremo la cadenza invariata, la resistenza invariata, aumenteremo la cadenza. Cioè, quando andremo a lavorare per il massimo sforzo, 110 RPM. Qui dobbiamo fare attenzione, intanto giù, dobbiamo fare attenzione a non saltare sulla sella. 110 RPM, cadenza elevata, appiccicati con il sedere sul sellino. Se vedete
che iniziate a sobbalzare, rallentate e poi il recupero, lasciando la resistenza invariata, 30 secondi a 80 rpm, fondo lungo. Dobbiamo fare ancora due fuori sella, poi due seduto a 90 rpm fondo medio, poi si parte. All'inizio, ragazzi, sembrerà facile, ma non è così. Su! Questa è la quarta serie in fuori sella, mi sembra. Dobbiamo scaldarci bene. Ragazzi, importante, abbiamo detto, metodo HIIT, bruciare grassi anche nelle 24 ore successive all'allenamento, oltre che durante. Però è normale, ciao Luca, che dobbiamo associare non una dieta, ma almeno un regime alimentare corretto. È normale che se faccio l'allenamento, poi mi mangio due piatti di pasta, due contorni, due secondi, giù. E allora lì, ragazzi, non ci vuole HIIT, ci vuole un miracolo. Ripeto, non andiamo a cercare diete particolari, ma almeno un regime corretto. Poi, se riuscite ad andare, se vi va, a seguire una dieta personalizzata fatta da un nutrizionista, allora siamo al top. Ciao Gianni! Se non sbaglio, dobbiamo fare ancora una in fuorisella. Yes! Su! Allora, questa è l'ultima in fuorisella. Poi abbiamo 90 RPM fondo medio da seduto e in un minuto, e poi si parte, ragazzi. Per 15 volte faremo 30 secondi sforzo specifico, ognuno in base al suo livello, 30 secondi di recupero a fondo lungo, sempre tutto per queste 15 di prime ripetizioni a 90 RPM. Nel mio caso, i 30 secondi di lavoro specifico li farò al 90%. Giù. Prima di essere come si dice, frainteso. Quando dico in soglia, se ho detto in soglia, non intendo tra il 91 e il 95%, intendo massimo il 91 in questo tipo di lavoro, solo in questo tipo di lavoro. Ci siamo, ragazzi, eh? Al mio via, la cadenza rimane questa. Aumento la resistenza per 15 volte. Uno, via!
Ecco, apro. 30 secondi. Recupero. Andiamo ad allenare anche le accelerazioni in questo modo, i cambi di ritmo. Usiamo due, aggiungo resistenza, via. Seconda serie. Inserire il rapporto per il lavoro specifico quando mancano 3 secondi al termine del recupero, perché i 30 secondi che facciamo ad alta intensità vanno fatti tutti con il rapporto giusto, perché sono pochi. Via, inserisco, via. Terza serie. Spingo e tiro, Apro. Mi mancano 12 in questo modo. Verso la decima, questo lavoro lo iniziamo a sentire. Pronti? Aggiungo resistenza. Via! Sono andate. Come contate voi per, diciamo, rilassare la mente? Ne mancano tot o ne ho fatte tot? Sì, si suda anche oggi, Gianni, sicuro. Aumento resistenza. Pronti? Via. Facciamo bene il gesto tecnico della pedalata. Pedalata rotonda. Spingo e tiro. Usiamo tutti i muscoli. Sei in fuga lunga. Apro. E 5. Durante il recupero spingo e tiro, aggiungo resistenza, via.
e 6. Facciamo una cosa, quando andiamo a massima intensità, ad alta intensità, mani basse, recupero, mani alte, aggiungo resistenza, pronti, via! Ciao Enza! Apro! Mani alte! Non è una lezione di spinning, è solo per allenare le diverse posizioni in modo da uscire il più velocemente da una situazione sgradevole. Pronti? Aggiungo, andiamo a fare l'ottava, via! Ragazzi, puoi fare i puntati addosso, sudo esageratamente, ma la realtà è questa, niente alibi, si va avanti, aggiungo resistenza, via! E 9, sono andate, ecco la decima, fatta questa siamo a un terzo del lavoro specifico, aggiungo, via! Ancora 5 in questa modalità, quindi con la stessa cadenza ma aumentando la resistenza. Aumento, pronti, via! Apro! E 11.
Ancora 4 così. Ricordatevi che rapporto e che resistenza usate. Poi vi dico perché. Aumento. Pronti? Via! Apro. 12 fatte. Ok, aumento. Via! No, Luca, no, Almeno questa. Apro. Andiamo ancora una. Non ci credo. Luca mi sta prendendo in giro. Ancora uno. In questo modo, con questa modalità. Pronti? Aggiungo. Via! Ricordate questo rapporto e la resistenza che usate. Apro. Allora, senza soluzione di continuità. Lo sapevo, Luca, lo sapevo. Adesso, i 30 secondi ad alta intensità, 110 RPM. Quindi, un rapporto con una resistenza minore rispetto ad ora. I 30 secondi di recupero a 80 RPM. Aggiungo resistenza. Via! No! Scusate ragazzi, ne mancava una! Scusate! Il bello della diretta! Siamo pronti! Rialziamo subito! Ale, ale, ale! Apro! Vabbè, diciamo, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Uno, siamo sempre pronti. Due, ho avuto più tempo per capire cosa devo fare ora. Ora, se non sbaglio, 110. Massima intensità. Via! Lascio la resistenza. Calo la cadenza, 80 RPM.
Pronti? 3, 2, 1, via! 110! Cavo, 80, queste accelerazioni anche in gara fanno male. Ne abbiamo fatte due. Pronti? 2, 1, via! Sedere sul sellino, non si salta. Alleggerisco la pedalata. Andiamo a fare la quarta. Due, uno, via! Anche qui, spingo e tiro. Ottanta. Pronti? Via! Ottanta! Tre, due, uno, via! Ottanta! Yeah.
2, 1, via! Tanta! Fondo lungo! Pronti? Uno! Via! Tanta! Ci siamo ragazzi! Siamo tutti! 3, 2, 1, via! Nuovo 80! Grande Gianni! Poi, quando la domenica i tuoi compagni di squadra, i tuoi amici proveranno ad allungare e ti vedranno sempre lì, si chiederanno perché. Uno! Via! Ottanta! Tre, due, uno, via! Apro la cadenza, Ho perso il conto, ma 5 massimo 6 che mancano. Grazie.
Grazie Fabrizio. Uno, via. Uno, calo le ripetizioni. Non saltare sulla sella a 110 rpm. Mi raccomando. Lavoriamo con gli addominali per tenere il sedere giù. 3, 2, 1, via! Fondo lungo. Altre 3, massimo 4. Poi defaticamento insieme. Tre, due, uno. Via! Tanta. Dai, dai, che siamo quasi al termine. Ottanta. Tre, due, uno. Via! Finite ragazzi! Ottimo! Recupero! Eh sì! Giusto! Grande ragazzi! Dopo, per scrupolo, ne vado a ricontare. Ma mi sembrava sul programma di averne inserite 15. Io ne sono quasi certo, ma anche se erano 14, ragazzi.
va bene uguale. L'importante è che abbiamo lavorato bene. Grande Gianni, continuiamo insieme, questi 5 minuti, perché ho un annuncio per quanto riguarda domenica, la diretta, e altre due cose su questo metodo. Andiamo un po' sui pedali, su, vai, facciamo fino a 3 minuti sui pedali. Andiamo ad alleggerire un po' il sedere, che anche ad alta cadenza ha lavorato. Battista, speriamo di no, Allora, Luca mi dice che ha consumato 850 calorie. Adesso vedo anch'io, Giù. Allora, io sono a 6,50. Ma la cosa bella è che adesso continuerò a bruciare calorie per altre 24 ore. Grazie Fabrizio. Allora, ripeto, lasciatemelo fare. A breve, Eat Challenge Workout, un programma di allenamento HIIT di 10 settimane con 10 allenamenti specifici. Si partirà dal semplice ad arrivare al complesso, quindi al più difficile. Ogni allenamento andrà eseguito una settimana, e in quella settimana lo stesso allenamento 3 volte. Invece, per quanto riguarda domenica, allora, ormai è un bel po', ragazzi, che siamo chiusi in casa senza poter usare la nostra mountain bike, la nostra bici da strada. Quindi le gambe stanno lavorando sui rulli. Io faccio anche dei pesi, sia per le gambe che per la parte superiore del corpo che per il cuore, ma diciamo che stiamo lavorando sempre sui rulli. Abbiamo fatto anche 2 simulazioni di gara che sono andate alla grande. Domenica però facciamo un allenamento dedicato alla agilità. Non vi fate fregare dal termine agilità, come se fosse la sgambatina. 150 calorie, Giovanni, mi sembra un po' difficile, forse non funziona la fascia o il computerino. Però, dicevo, allenamento agilità non è la sgambatina, si lavora tosto, ma ad alta cadenza. Quindi, prepariamoci per un allenamento di questo genere. Appuntamento sarà sempre alla solita ora, poi te lo farò sapere tramite gli annunci sulla mia pagina, sul mio profilo, eccetera, sul mio gruppo e su altri gruppi. Ragazzi, come sempre è stato un piacere pedalare con voi. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube Workout Cycling Program. Mi raccomando, doccia e allungamento. Ciao ciao! Ecco qua, scendiamo, sistemiamo il tutto, ragazzi, e mo devo rimettere a posto tante cose. Ciao, a domenica!